Si tratta di una prima fase di un'attività investigativa condotta dalla Polizia di Stato nella sua articolazione della squadra mobile di Ancona e coordinata dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Ancona, che ha riguardato un'indagine per due grossi furti commessi nella nostra provincia nei scorsi mesi di ottobre e novembre. Il primo ha riguardato il furto di un grosso quantitativo di rame pari a oltre 10 tonnellate per un prezzo di 80.000 euro. E il secondo furto invece, avvenuto il mese dopo, ha riguardato una ditta di materiale parafarmaceutico dove sono stati esportati i parafarmaci per un valore di oltre 170.000 euro. L'attività investigativa della squadra mobile ha permesso di focalizzare subito una batteria di soggetti formata da quattro elementi che nottetempo si erano introdotti nella prima e poi nel mese successivo nella seconda ditta, forzando gli ingressi delle fabbriche e eludendo quelli che erano i sistemi di videosorveglianza, per poi dopo caricare tutto il materiale trafugato in un unico camion utilizzato per due volte. La Procura della Repubblica di Ancona ha dato esecuzione a un provvedimento di perquisizione, un decreto di perquisizione che sono stati eseguiti ieri dalla Polizia di Stato in collaborazione con gli omologhi uffici di Foggia e di Macerata, in quanto questa batteria di criminali residevano proprio in queste due province, tre in provincia di Foggia e uno il basista, considerato da noi il basista, in provincia di Macerata. All'esito di queste perquisizioni sono stati rinvenuti cose e oggetti che hanno corroborato in modo solido quello che era già l'impianto probatorio costruito dalle indagini della Polizia di Stato. Quindi sono stati sequestrati sia i telefoni che erano stati usati durante il furto, che erano stati analizzati dalla lettura di quelle che sono le celle che investono sui luoghi del furto, e sia addirittura il camion è stato rinvenuto in aperta campagna, il camion che era stato utilizzato per trasportare la merce trafugata, un camion che era stato riconosciuto anche attraverso l'analisi delle immagini degli impianti di videosorveglianza dislocati sui vari comuni dove erano stati commessi i due furti. E quindi, oltre a questo, che è ovviamente è stata una prova di quello che era stato già raccolto a livello investigativo, c'è stata anche la confessione di uno degli indagati che alla presenza del suo difensore di fiducia ha messo le proprie responsabilità e quelle dei suoi sodali in merito alla commissione di questi due furti. Quindi questo è stato un ulteriore apporto investigativo che è andato a corroborare positivamente quella che è stata l'attività già ampia dell'attività della squadra mobile. E quindi ci possiamo ritenere molto soddisfatti per quelli che sono stati gli esiti investigativi, i risultati raccolti di questa importante articolata attività investigativa coordinata dalla Procura della Repubblica di Ancona.